Critica anche pesante, inutile, no? Una critica gratuita, come se uno mi dicesse a me sei senza capelli, che cazzo vuoi? Cioè, l'importante è che quando le persone ti criticano le mandi a fanculo in seduta stante, perché chi ti critica è un manipolatore. Le critiche che il manipolatore userà sono talvolta piccole, talvolta più grosse, ma magari il manipolatore usa un bersaglio. Ho pochi canali su YouTube, esatto. E le persone che ti criticano, devi levarti dai coglioni. Cioè, la critica ringrazia una persona che ti critica, perché se ti critica voleva che ti vuole manipolare. Quindi devi togliertelo, devi togliertelo dai coglioni. È ovvio che poi noi dobbiamo interagire con tante persone. Io non dico che devi chiuderti in casa, cioè l'essere umano non è un animale solitario, è sicuramente un animale da branco, nessuno vuole essere escluso, nessuno vuole essere alienato. Io non dico di alienarsi, di nascondersi, però teniamo presente che è molto importante non farci vinculare, perché se ci facciamo vinculare siamo fregati fondamentalmente, siamo fregati. E siamo fregati in tutti i sensi, fondamentalmente. E dobbiamo fare molta attenzione. C'è un messaggio che non me lo fa vedere, però vabbè. Dobbiamo fare molta attenzione. E quindi tenere presente che dobbiamo riconoscere la manipolazione. Quindi che le persone che ci manipolano ci vorranno. Vorranno in qualche modo modificare la nostra percezione, vorranno modificare il nostro comportamento. È come, diciamo, la manipolazione è tra virgolette un atto di seduzione coercitiva, se vogliamo definirla, possiamo definirla come un atto di seduzione, ma di seduzione coercitiva, perché attraverso la manipolazione ci vinculano. Ci rompono attraverso la manipolazione, vogliono distruggerci e dobbiamo chiederci, no, dove finisce la manipolazione e dove inizia la seduzione e viceversa. La manipolazione è un comportamento complesso che dobbiamo imparare a riconoscere. E adesso vi voglio svelare dei sette tipi di manipolatori, perché fondamentalmente, e questo fate molta attenzione quando incontrate queste persone, perché ci sono ben sette tipi di manipolatori. E quindi se una persona ti ignora, tu devi mettere in atto una contromanipolazione, devi subito mettere in atto una contromanipolazione non appena una persona ti ignora. È veramente molto importante imparare a fare questo. Il primo tipo di manipolatore è quello che fa la vittima. E sarebbe anche da un certo punto di vista il narcisista covert, no? E fare la vittima è comunque un ricatto emotivo, no? Che fa leva sul senso di colpa, perché queste qua che fanno le vittime ti assegneranno il ruolo di carnefice, no? Ti diranno: ma tu non fai questo, ma tu non fai quell'altro, ma usano il senso di colpa. Tieni presente, fallo se ti ignora, ma ignora tu una persona che ti fa vivere il senso di colpa. Tu non devi sentirti in colpa mai e per nessun motivo. È tassativamente vietato sentirti in colpa. Non devi mai e per nessun motivo sentirti in colpa. Sentirsi in colpa è un qualcosa di negativo, è un qualcosa di estremamente negativo. Mai e poi mai sentirsi in colpa. Se ti senti in colpa non avrai possibilità. La vittima è un tipo di manipolatore che cerca di farti sentire in colpa in tutti i modi. Poi ci sono quelli che sono il cosiddetto codipendente, è un manipolatore anche, perché il codipendente è quello che, diciamo, ti si aggrappa, no? Dietro all'apparenza dell'agnellino è un lupo che manipola i sentimenti, ti fa sentire responsabile, cerca di ti assorbe energia. Come dire, il dipendente è il vampiro emotivo. Quindi fate attenzione di tutti i vampiri emotivi, di tutte le persone che vi si appiccicano come se fossero delle patelle su uno scoglio. Sono persone fortemente manipolative, sono persone
fortemente, diciamo, rompicazzo, ti si appiccicano.